la spesa anche per quello che è il grip in cui vengono solitamente utilizzati nel mancino e il coltello. Allora, quello che è il più comune è quello che viene definito il power grip. Ora verrò poi vicino alla camera per mostrarvi bene le particolarità, nel quale io ho la completa chiusura della mia mano, vedete il pollice che sovrasta l'indice e serve in maniera vigorosa l'arma. Questa è un grip che viene spesso utilizzata da persone che sono inesperte o che sono particolarmente violente e sono in preda magari ad un attacco di rabbia. È un grip che è molto utile per esempio per colpire ripetutamente all'addome ed è un grip che viene utilizzato anche da quelli che, come dicevo, sono tra virgolette quelli più inesperti. Perché? Perché non permette dei lavori di ridirezione dell'arma particolarmente sofisticati, diciamo che è una maniera piuttosto grezza di utilizzare il coltello. Questa qui invece, usando il pollice, adesso questa è a forma di daghetta, questo trend è a forma di daghetta, questa lama è a forma di daghetta, quindi vedete, nella realtà non sarebbe possibile utilizzare questo modello di presa, perché comunque tenderei a farmi male, se il coltello fosse veramente affidato, a farmi male al dito, quindi sarebbe più idoneo per esempio per uno stile di lama simile a questa, dove vedete la lama affidata solo da un lato. Quindi diciamo che con questo stile io ho la possibilità di utilizzare in maniera molto sofisticata la lama, ma mi troverò meno preciso con i colpi di punta. Poi questo tipo di grip è facile da poter disarmare, perché facendo pressione su questa direzione, quindi verso la camera, è facile che io perda il grip, proprio perché non c'è rinforzo dato dal pollice. Diciamo che questa viene chiamata ancora la Saber Grip proprio perché ne ho utilizzata come stessa per alcuni tipi di sciabole. Diciamo che qui ci sono delle altre particolarità e delle altre forme di grip che io ritengo invece più opportune, come per esempio la tre di Saber. Come vedete, io non ho la chiusura completa, adesso la faccio vedere da vicino, ma ho leggermente uno piccolo spazio tra pollice e indice. Questo mi permette di avere una struttura di movimento con la mia mano molto sofisticata, che mi permette di cambiare linea e di essere preciso sia con la lama che con la punta, senza perdere quelli che sono i vantaggi di una presa con l'utilizzo del pollice. Ovviamente poi ci sono ancora delle particolarità legate invece a quella che viene definita la reverse grip. Vedete, la reverse grip è posta in essere in questo modo. È serrato particolarmente bene il pollice, ma qui non vi è questione relativamente al maneggio. La lama sarà esposta all'esterno. Calcolate che questo è un coltello che su questo lato non è affilato, la simulazione di un coltello che sono stato non è affilato, mentre è affilato su questo lato qua. Quindi otterrò la filatura in fuori, quello che mi permetterà di tagliare, potrò agganciare lentamente in questo modo, ma diciamo che tenere la filatura sul lato dell'aggancio è poco interessante, lasciare la costa non affilata sull'altro lato non avrebbe un granché senso, invece questo mi permette anche eventualmente di tagliare, quindi è questa la maniera corretta di utilizzare questo tipo di controllo e questo tipo di grip. Esistono poi due forme rinforzate di grip che possono essere utili per esempio con coltelli piccoli che non hanno magari uno stop, un ELSA, non hanno un alloggiamento per il dito, in modo tale che quando io vado all'impatto rischio che il coltello mi sfugga di mano, rischio di tagliarmi in questa direzione. Ecco, allora vengono usati quelli rinforzati, quindi questo è un tre quarti di Saber, per esempio, rinforzato, io appoggio qui nel palmo, un po' più verso il polso, in questa zona qua di depressione del mio palmo, e alloggerò in questa maniera qui, qui riuscirò tranquillamente a tagliare, ma nel frattempo se andrò a colpire di punta avrò comunque la possibilità di alloggiare il coltello in questa posizione e il mio palmo rinforzerà in modo tale che quando si innesterà nel corpo dell'avversario non si verificherà questo problema.
e quindi non mi taglierò, non perderò il coltello. La stessa cosa si potrebbe dire sulla reverse grip. Anche qui abbiamo una forma di rinforzo che invece è dato dalla posizione del pollice sopra, in questa maniera. Allora questo mi permetterà in qualche maniera di lavorare lo stesso con la mia reverse grip, con la lama affidata sul lato esterno, e mi permetterà anche in caso di colpi ice pick di essere protetto in maniera tale che non si verificheranno dei casi in cui mi scivolerà la mano sulla lama. Ora vengo a favore di camera così vi mostro i differenti casi. Allora, questo si dovrebbe vedere. Ecco qui il caso del reinforcer, dove io mi metto in queste condizioni e lo sistemo in questo modo, rinforzato qui. Per quanto riguarda invece il reverse grip, eccolo qui, rinforzo o normale. A fronte di quello, invece, abbiamo detto un'altra, lavoro con coltello grande, power grip, 3/4 di saber grip. E diciamo che sono in genere quelli che sono più considerati da tutti i praticanti di coltello. Questa è quella mia preferita e quella che consiglio anche ai miei allievi.